Mette palla per terra, attacca a spalle a canestro contro Johannes Voigtmann, virata verso il fondo, poi però Voigtmann lo stoppa con l'aiuto del ferro, riparte Melli in velocità, Schiltz a rimorchio da Tome che sistema i piedi, si alza, spara e segna con l'aiuto del ferro. Pick and roll Napier Voigtmann, end off di Melli per Savone Schiltz, ancora un pick and roll con Melli che riceve, ha spazio per attaccare l'area, non c'è rotazione difensiva per Jordan Mickey, difeso bene da Shabazz Napier, transizione Milano, Schiltz scarica, Voigtmann finta, salta Schengelia, Voigtmann attacca l'area. Al tedesco, questa volta è migliore il close out di Schengelia, virata di Melli, mano morbidissima. Nelle ultime due azioni che comunque arriva un fallo, poi ancora una volta questa rimessa. Può correre, Voigtmann ribalta per Baron a rimorchio, nell'angolo perde Von Hall, buon close out da parte di Alessandro Paiola, Hall lo attacca, si mette spalle a canestro, cerca di tirare cadendo indietro, e spara ma il tiro è corto, rimbalzo per Schiltz, anche Milano vuole correre con Savon Schiltz, solo contro quattro avversari, va comunque costo costo, tripla che porta alla Virtus sul meno uno, Baron gioca il pick and roll come portatore di palla, serve su roll Kyle Hines sul numero 25 di Milano, poi Baron riceve contro Paiola, Hines si avvicina per portare il blocco, rimangono solo 6 secondi per l'attacco Olimpia, tripla di Billy Baron creata dal palleggio, all per Napier che si alza per la tripla ma la sbaglia, grande tepao di Pippo Ricci, extra possesso Milano, Baron in penetrazione gira intorno a Cordignier, giocatori di Bologna che ha commesso due falli, Voigtmann la mette per terra, scarica per Napier che attacca il recupero di Hackett, ancora un extra passaggio per armare la mano di Baron. Per la maggior parte difensivi, anche se ha dimostrato di avere qualità anche in attacco. Davvero il fattore X finora della partita. Da Tome appena tornato in campo nel solito grande duello tutto azzurro contro Bellinelli. Schiltz taglia, riceve, va su per il tiro e segna. Cordinier salta sulla finta di Voigtmann che poi va dentro, sbaglia il tiro ma segna, un tap-in tutt'altro che facile. Di Liga, primo ingresso in campo per il lungo con il numero 19 dell'Olimpia. Napier si dà l'omeggio, torna indietro, si prende il tiro e step back in partita ed è un fattore su entrambi i lati del campo. Qui Biliga non guarda il ferro, preferisce scaricare nell'angolo per Melli, extra pass per mettere in ritmo Savon Schiltz che manda a bersaglio quella che per Milano è la sesta bomba di giornata e poi Biliga cancella, tocco Schengelia, corre Milano con Melli che può andare a inchiodare a due mani, un po' di spazio, Napier prova ad approfittarne con la penetrazione, butta per aria il pallone, è lo stesso Hackett che continua a cercare di difendere nel modo migliore possibile su Shabazz Napier. Qui ottimo lavoro di Sill, sì, specialisti in campo per Bologna, Cordinier, Abbas, Paiola fuori, giocatori invece più offensivi come Teodosic e Bellinelli, Napier esitazione, poi si ributta dentro, c'è il canestro e anche il fallo subito per poi armare la mano di Bellinelli, la cui tripla è soltanto sul primo ferro, Voigtmann lancia la fuga in transizione di Melli, si tuffa Paiola, ma Melli può comunque andare ad affondare le sue mani, Voigtmann contro Gelé, grande taglio backdoor di Schiltz, questa partita, palla dentro per Jaité, da Tome ad anticipa, Jaité raccoglie il pallone, poi da Tome si tuffa e battaglia, la vince Milano con Voigtmann, scappa Schiltz in transizione, va al ferro, alza la parabola e segna, il suo cambio naturale che in questo momento è Devon Hall, infatti Schiltz porta palla, attacca Ogele, si arresta, si prende il tiro e lo segna con 4-0-8 da giocare nel quarto quarto, ancora gran difesa di Hackett anche contro Schiltz, ancora Schiltz ci riprova e alla fine la vince lui, Voigtmann dalla punta dell'arco, finta il passaggio, serve Biliga, Paul Biliga per la tripla, la sbaglia a rimbalzo, c'è Schiltz e c'è un secondo extra possesso consecutivo, Milano con questi due rimbalzi in attacco ottiene un'altra possibilità, Schiltz ci riprova, rimane contro Schengelia, lo sfida, si arresta, si prende il tiro e questa volta non sbaglia, rimessa di Hackett che vuole andare da Bellinelli ma la butta via, pallone intercettato da Nicolò Melli ed è il sigillo finale sulla vittoria delle 7 in gara 5.